Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. In apertura, come di consueto, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Festa della Liberazione, 300.000 euro per l'80° anniversario, la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste. Distanza minima tra RSA, approvata a maggioranza la proposta di legge. La strada provinciale del Cipressino diventa regionale. Concessione di contributi una tantum fino al limite massimo complessivo di 300.000 euro per l'anno 2024, dopo la presentazione di un progetto definitivo dell'iniziativa da realizzare o in corso di realizzazione. È quanto prevede la legge approvata a maggioranza dall'Aula di Palazzo del Pegaso con i voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, astenuti Fratelli d'Italia e Lega. I contributi si riferiscono alle iniziative organizzate per l'80° anniversario della liberazione e la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste. Questa è una norma che io ho voluto con grande forza, 400.000 euro perché il PROS quest'anno è l'80° anniversario dalle tante stragi nazifasciste che hanno segnato la storia della nostra regione, dell'80° anniversario della liberazione. Per dire che la Toscana non si volta dall'altra parte, per dire che serve continuare a ricordare perché quello che è accaduto non accada più e perché da quel tempo noi dobbiamo portarci l'esperienza di costruire un mondo migliore. Quello che è accaduto non deve accadere più e noi dobbiamo spiegarlo, raccontarlo alle ragazze e ragazze. In quel tempo tante donne e tanti uomini hanno donato la loro vita per noi. E se noi oggi siamo cittadine e cittadini liberi, lo dobbiamo al sangue che loro hanno versato. E per questo ho voluto con forza questa norma per sostenere iniziative dei comuni e delle tante associazioni che ogni giorno si impegnano sul territorio. Un altro provvedimento che stanzia questa volta 300.000 euro per aiutare i comuni e le associazioni e le istituzioni che vorranno dedicare le loro iniziative a sostenere e a promuovere la memoria dell'80° anniversario della liberazione e delle stragi nazifasciste. Noi crediamo che oggi come non mai sia indispensabile fare un lavoro di conoscenza della storia e di custodia della memoria, perché la cosa più pericolosa non è la cattiveria oggi, la cosa più pericolosa è l'ignoranza, lo è stato in passato, e se oggi possiamo dire di non aver assistito in questi 80 anni a niente di simile, beh, devo dire siamo stati anche fortunati, c'è da che essere ottimisti, perché gli elementi per di salvaguardia, le barriere contro questo male strisciante, banale, come è stato definito anche da menti illuminate nel Novecento, un male che è nato più dalla mancanza di pensiero che dell'adesione consapevole a una dinamica malevola e cattiva. Ecco, noi dobbiamo proteggere i nostri cittadini, soprattutto i più giovani, dall'ignoranza. I fatti di Milano di questi giorni lo testimoniano, ce n'è ancora bisogno. Si usano a sproposito parole, slogan, formule, nomi, senza collegare l'esatto contesto in cui quei nomi, quelle hanno operato, quei fenomeni si sono sviluppati e sono cresciuti. La scritta Viva Hitler sul murale di Milano è una spia importante di questo. Ecco, allora il Consiglio regionale della Toscana con i suoi mezzi ha deciso di investire su quei valori che sono anche alla base del nostro statuto regionale. Non c'è stato il nostro voto favorevole, ma non perché non siamo favorevoli a questa ricorrenza, anzi, ai giorni d'oggi, con tutto quello che succede in giro, ancora di più c'è bisogno di queste commemorazioni, perché noi volevamo che tutti i soldi dell'avanzo del Consiglio fossero utilizzati per l'alluvione e che per l'80° anniversario eccetera si ricorresse alla festa della Toscana. Avrebbero avuto gli stessi soldi con un altro tipo di finanziamento. Questo non è stato, allora ci siamo astenuti sugli 80 anni della liberazione e abbiamo votato favorevole per i soldi dati per l'alluvione, perché riguardano
diciamo, le biblioteche, i teatri, tutte quelle zone dove le persone si ritrovano e quindi sono importanti per la loro memoria, per la loro identità e per la loro storia. Non sarà consentita la realizzazione e l'autorizzazione da parte del Comune per le strutture residenziali che siano localizzate ad una distanza inferiore di 1 chilometro da altre già esistenti. La verifica di compatibilità spetterà alla Regione Toscana secondo quanto contenuto in uno dei punti presenti all'interno della proposta di legge approvata a maggioranza che è stata illustrata dal Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. Favorevoli Partito Democratico e Italia Viva, contrario il gruppo di Fratelli d'Italia, astenuti Lega e Movimento 5 Stelle. Un articolo della norma che abbiamo appena approvato dice che la Giunta dovrà approvare i criteri con i quali darà questo parere. Questo perché vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcune imprese. Noi abbiamo bisogno intanto, per esempio, che ci sia una distribuzione omogenea sul territorio toscano e che i servizi siano differenziati. Non abbiamo bisogno solo di RSA, abbiamo servizi di centri diurni, di servizi per chi ha più abilità e possa continuare comunque a avere una vita autonoma ma con una serie di aiuti e di servizi. Insomma, c'è necessario di un quadro generale sul quale l'assessore sta già lavorando. Fermo restando questo che è il contenuto della norma, poi abbiamo introdotto una norma transitoria che dice finché non c'è la programmazione regionale non si può fare un RSA a meno di 1 chilometro da un'altra. La ratio di questa è abbastanza chiara. Noi vogliamo combattere quel sistema di elusione che è in corso in Toscana, perché come sapete la norma toscana vieta RSA con più di 2 moduli di 40 persone, quindi massimo 80 posti. Attualmente in Toscana assistiamo a RSA che vengono fatte in batteria per eludere la norma. È come quando uno trova il cavillo per non pagare le tasse, tutto legittimo, però di fatto non paga le tasse. Questo è lo stesso sistema, si elude questa norma. E allora la norma transitoria del chilometro serve per combattere questo fenomeno. Un impianto di legge che ci convince, che abbiamo sostenuto e votato. Bisognava migliorare l'adeguamento normativo delle strutture sanitarie in Toscana. Questa norma consente agli interventi una maggiore qualità, ma soprattutto una maggiore umanità degli interventi. Questa è la finalità e anche la sostenibilità. Il sistema delle RSA toscane ha bisogno di un livello di sostenibilità, di un adeguato finanziamento, ma anche normativa che mettano nelle condizioni chi fa investimenti di poter adeguare le strutture e fare interventi che ovviamente vedano sempre e comunque la persona al centro di queste iniziative. C'è una forte differenza tra investimenti pubblici e investimenti privati. Dobbiamo tutelare interventi pubblici, favorire anche interventi privati. I comuni ne sono protagonisti, ma soprattutto dobbiamo migliorare il livello della qualità, innalzare anche l'offerta dei servizi, adeguarla ai tempi correnti e soprattutto dare sempre maggiori servizi migliorativi e qualitativi. Tecnicamente la proposta così come formulata aveva un senso e sicuramente andava a colmare invece un lassismo che c'era stato da parte della Regione precedentemente, un lassismo che è stato anche nei controlli tra l'altro del proliferare di RSA che in alcuni casi appunto si sono andate moltiplicando sul territorio. Però dobbiamo andare a monte della questione, perché nello stesso momento in cui si vanno a guardare dei tecnicismi sulla costruzione di nuove RSA a fronte di una popolazione toscana che sta invecchiando e che ha bisogno di una presa in carico delle persone che vada a guardare anche alla loro quotidianità e che quindi non si riduca semplicemente a costruire o a prevedere di costruire strutture per ammassare in luoghi grandi o piccoli una popolazione che invece avrebbe bisogno di un accudimento e di una cura maggiore. Dobbiamo sicuramente andare a guardare a monte di questo problema, quelli delle RSA e del fatto che ad esempio sono aumentate anche le tariffe per il privato che decide di mandare o ha necessità di mandare il proprio familiare in un RSA. E anche sulla qualità ci sono stati purtroppo dei casi poco edificanti su cui la Regione, prima di andare a fare una modifica su questi dettagli, avrebbe dovuto vigilare molto di più e sono successi anche molto recentemente. Noi pensiamo che il mercato dell'RSA, utilizzo questo termine brutto, sia un mercato chiuso. Ci sono 100 posti letto a disposizione e 150 persone che hanno bisogno, famiglie che hanno bisogno di un posto letto nell'RSA. Questa norma contribuisce a mantenere chiuso quel mercato
Noi pensiamo che non è detto che piccolo sia buono, così come è detto che grande sia cattivo, noi pensiamo che buono sia buono, e da questo punto di vista, specialmente in un momento in cui la popolazione anziana cresce, nel momento in cui le famiglie sempre meno sono disponibili a tenere in casa anziani, ci sia bisogno di strutture adeguate, efficienti, moderne, dove ci sono gli strumenti della modernità, che siano palestre dignitose, piscine, ma anche connessioni internet, anche sale per collegarsi da remoto con i parenti che stanno lontani da casa per quando non possono venire a trovare la persona anziana, che ci siano corsi di computer, che ci siano spazi dove poter guardare documentari, film e tutto il resto, quello che la modernità offre. Le strutture attuali, molto spesso, non sempre per fortuna, sono strutture non adeguate, strutture al limite della fatiscenza, dove la palestra magari viene fatta sul ballatoio delle scale, e questo non è un buon servizio per i nostri anziani e per la nostra regione. Noi pensiamo che un buon servizio lo si ottenga aprendo anche la concorrenza. All'interno del dibattito ci siamo trovati poi dopo in aula con tanti emendamenti che riguardavano ad esempio aree degradate, che riguardavano le strutture all'interno, i servizi, che riguardavano, per cui praticamente hanno allargato il percorso e secondo me l'identità di quella che era la PDL iniziale a tutt'altre funzioni e mansioni, per cui noi ci siamo astenuti contro, perché il voto di astensione io non lo concepisco, vi dico proprio la sincera verità, perché siamo stati chiamati qui dai cittadini per decidere, ma in questa circostanza ci siamo ritrovati di fronte allo stravolgimento di una PDL e abbiamo chiesto se la potevamo riportare in commissione. Così non è avvenuto, ci siamo astenuti, ma questo non vuol dire che non riproporremo in commissione stessa il percorso di quei punti degli emendamenti che sono stati approvati oggi in aula. Non mi sembra che sia corretto che l'assegnazione di una RSA pubblica vada messa al bando con un'offerta a ribasso. Un'offerta a ribasso vuol dire che o non si danno servizi, o non si dà la struttura, o non si dà il mangiare di quello che necessita, per cui credo che già questo è un aspetto. Poi c'era appunto il discorso delle distanze, va bene, ma voglio dire, ci sono le quote sanitarie che le RSA stavano richiedendo, c'è stato l'aumento delle RSA in concomitanza con l'aumento dell'IRPEF, cioè ci sono delle cose che sinceramente andavano approfondite. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di delibera per il passaggio della strada del Cipressino da provinciale a regionale. L'Aula ha approvato all'unanimità invece un ordine del giorno che chiede alla Giunta regionale una nuova valutazione complessiva della classificazione delle strade in Toscana. È una novità positiva nel merito, perché sicuramente si aiutano quei territori e si dà una piccola risposta in termini di infrastrutture alla Toscana del Sud. Dal punto di vista del metodo, come al solito, è una gianata, nel senso che è una promessa fatta direttamente dal Presidente agli amministratori locali, tant'è vero che ha fatto una conferenza stampa prima ancora che il Consiglio regionale si esprimesse, e tant'è vero che la maggioranza ha fatto un ordine del giorno per chiedere al Presidente di fare quello che la Regione dovrebbe fare, cioè la programmazione per garantire a tutte le province, non all'ultimo amministratore che riesce a parlare col Presidente, ma a tutte le province un trattamento diciamo paritario, perché la situazione delle strade provinciali è molto complessa in tutta la regione. Voglio esprimere soddisfazione per questo cambio di destinazione, per questa classificazione, si modifica la strada del Cipressino che da strada provinciale diventa strada regionale. Questo significa che non è più a carico degli enti locali, ma diventa a carico della regione. La regione ovviamente la prende in carico perché la considera una strada strategica. Ricordiamo che lì nel Sulamiata vi è un bacino geotermico piuttosto importante, ma direi che c'è anche agricoltura, e al di là di tutte quelle che sono le classificazioni e il piano finanziario importante che ci è stato messo, sono 500.000 euro per il 2024 e 300.000 sia nel 2025 che nel 2026,
Credo che sia importante anche perché Lamiata sappiamo che è una zona, un'area interna, rientra infatti anche nelle zone delle strategie delle aree interne, importante per quella popolazione perché diventa un'infrastruttura che collega, sono 30 chilometri ma veramente strategici che sono attesi dalla popolazione amiatina ormai direi da numerosi anni, strategica perché li collega alla strada statale la 223 che è la strada appunto Grosseto-Siena. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.